Qui da Parma stiamo rilanciando il settore agroindustriale, con la Camera di Commercio abbiamo presentato 45 aziende con i nostri migliori prodotti marchigiani. Siamo convinti che il rilancio dell'export partirà anche grazie a questo settore che per noi rappresenta la filiera agricola, la filiera agroindustriale. Abbiamo messo diverse risorse anche per rilanciare le filiere del sistema agroindustriale col PSR, investiremo 36 milioni di euro proprio per rafforzare il prodotto ma rafforzarlo in filiera. E oggi qui a Parma c'è il meglio del nostro sistema agroindustriale. Dopo due anni di pandemia si ritorna un po' in libertà e quindi le opportunità, anche visto oramai i visitatori che ci sono, sono opportunità importanti e le nostre eccellenze le abbiamo portate proprio qui a Parma, le nostre eccellenze marchigiane, e sarà l'occasione appunto per ulteriormente migliorare quelli che sono gli aspetti di valorizzazione dell'intero territorio regionale delle Marche, una regione come sappiamo di grande qualità in modo particolare per le produzioni dell'agroalimentare. Questa unione di mettere insieme il sistema agricolo con quello industriale è davvero un punto di forza che noi marchigiani riusciamo a fare meglio di altre regioni. Dobbiamo saperlo vendere meglio e da Parma, così come da altre parti, abbiamo fatto un'operazione che è iniziata a Dubai con un marchio che si chiama Marche Land of Excellence. Questo marchio deve servire proprio per creare un'operazione di branding e per far conoscere il nostro sistema produttivo e le sue eccellenze.